tragedia a Iesi, un uomo di 46 anni precipita dal secondo piano mentre tenta di riparare una finestra, inutili soccorsi. Non accennano a diminuire i contagi nella provincia di Pesaro Urbino. Un paziente di 66 anni ricoverato in terapia intensiva aveva ricevuto una sola dose di AstraZeneca. La Francia torna indietro sul Green Pass ai 12 anni mentre l'Italia tira dritto. Io ho paura per loro e quindi direi da una certa età in avanti, ma non con i ragazzi giovani giovani. Torna la voglia di viaggiare tra i fanesi, ma restano dubbi e timori legati al Covid. Quindi il mio consiglio è prenotate in agenzie di viaggi, prenotate chiedendo queste polizze, annullamento viaggio e rimborso spese mediche, perché comunque, nonostante la situazione, si può viaggiare. Inaugurato a Mondavio il punto unico di accesso socio-sanitario integrato, aiuterà, dando le giuste informazioni, le persone con fragilità. Ecco gli studenti che sono stati premiati per aver conseguito a scuola il massimo dei voti. A Tre Ponti di Fano, grande successo per l'edizione che si è appena conclusa della Crescia Matta. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, c'è l'informazione locale sul canale 17. Informazione si apre con la cronaca, con un tragico incidente che è avvenuto intorno alle 12.30 in via Pio La Torre a Iesi, dove un uomo di 46 anni è precipitato dal secondo piano di un'abitazione ed è morto sul colpo. Inutili soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti con l'equipaggio delle ambulanze e la Croce Verde, sul posto anche i carabinieri. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo stesse riparando una finestra quando ha perso l'equilibrio, poi un volo nel vuoto per circa 10 metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. E sono 54 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, la provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino con 33 contagi. Nell'ultima giornata non sono stati registrati decessi legati al Covid, ma nella terapia intensiva di Marche Nord c'è un paziente in più. Si tratta di un 66enne residente a Fermo che aveva ricevuto una dose di AstraZeneca il 17 maggio scorso. Mentre la Francia fa dietro front sul Green Pass ai minorenni, in Italia il commissario Figliuolo va avanti. Serve il certificato verde per i ragazzi se vogliono accedere ai luoghi di socialità. Oggi Simona Zonghetti ha chiesto il parere di afanesi e turisti. Vaccinare o meno gli adolescenti, una scelta complicata su cui l'Europa si sta dividendo. Ci sono paesi come Gran Bretagna e Germania decisamente più cauti, visto che il Covid fa meno paura in quella fascia di età, altri che non considerano nemmeno l'obbligo del Green Pass. E poi c'è l'Italia, l'unica che va avanti con l'imposizione della carta verde per gli over 12. In Francia, invece, è stata alzata a 18 anni l'età minima per l'esibizione del certificato. Dopo scontri e proteste, hanno escluso pure i centri commerciali e previsto la vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Un tema che continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. Anche a Fano i pareri di residenti e turisti sono contrastanti. La maggior parte però non ha dubbi sull'importanza della copertura di massa, a prescindere dall'età e dai possibili effetti collaterali pur di uscire dall'emergenza sanitaria. Sei a favore o contro ai vaccini per i ragazzi? Assolutamente a favore, perché credo che comunque vaccinandoci tutti si crei, è l'unico modo con cui ci possiamo difendere. E non vedo motivo per non vaccinarsi. Vaccini ai minorenni, siete d'accordo? Non sono un medico e non riesco a dare una valutazione corretta della cosa. Voi siete vaccinati? No, stiamo aspettando perché ho avuto dei problemi con la coagulazione del sangue, quindi il mio medico mi ha consigliato di attendere un attimo. Quindi anche per i ragazzi non se la sente di esprimere un parere? Non sono un medico, mi fido di chi ha fatto questo tipo di percorso. Io ho paura per loro e quindi direi da una certa età in avanti, ma non con i ragazzi giovani giovani. Perché si tratta di un vaccino appunto sperimentale? Esatto, non sono così sicura. Io ho fatto le mie figlie, ho fatto fare come tutti il vaiolo, cioè, ma erano collaudatissimi. Da sempre li facevamo tutti. Questo invece mette dei dubbi proprio anche per certe improvvisazioni delle variazioni del vaccino stesso. Il fatto di poter scegliere toglie sicurezza
a quello che invece andrebbe, se è da fare, lo fanno tutti e basta. Io sì, mio nipote, 21 anni, si è vaccinato. Non c'è una preoccupazione sugli effetti collaterali magari per ragazzi? No. Noi siamo, va bene, adulti, non siamo ragazzi, ma l'avremmo avuto anche per noi la preoccupazione a un certo punto, no, assolutamente, mi sembra giusto. Insomma, l'obbligo del Green Pass è esteso agli over 12, quindi ai ragazzi che hanno più di 12 anni, lei è d'accordo? Sì, io abito in Belgio, mia figlia a 19 anni ha fatto il vaccino, ma io sono d'accordo per i giovani che devono fare il vaccino, perché così loro possono riprendere la loro vita e non dà il virus ai più anziani. Buongiorno, lei ha prenotato il vaccino per sua figlia? Sì, l'ho prenotato e lo farà il 4 di agosto. Speriamo che le cose vadano bene. È giusto secondo lei imporre l'obbligo del Green Pass per accedere a molti luoghi della socialità anche ai ragazzi, quindi giovani? Ma le imposizioni a me non piacciono, però credo che se vogliamo uscire da questa cosa dobbiamo fare tutti insieme qualcosa. Di dove è lei? Siamo della Svizzera. Ritiene sia opportuno fare il vaccino anche ai ragazzi? Credo che sì, è l'avviso dei medici, sì. Lo farebbe fare a suo figlio? Sì, sicuramente. Anche se è giovane? Sicuramente. A suo figlio lo farebbe fare? Buongiorno, sinceramente non lo so, io sono vaccinata, ma per lui non saprei rispondere in questo momento. Ci sono ancora dei dubbi? Sì, perché come chi l'ha già fatto lo può riprendere, è vero che magari sta meno male sicuramente, però vorrei più sicurezza magari nel sapere cosa può comportare nei giovani, ecco, quello sì, però magari sicuramente sì, perché io mi sono vaccinata, il mio compagno è uguale, quindi è giusto vaccinarsi, dai. Green Pass obbligatorio, vaccini ai giovani, sì o no? Sì, vaccino a tutti, sono favorevole. Lei lo ha fatto? Sì, l'ho fatto in allattamento a gennaio, perché lavoro in ospedale, faccio il medico, quindi l'ho fatto. Mi conosce anche bene insomma, i rischi? Sì, i benefici superano i rischi, quindi vacciniamoci tutti, mi raccomando. La rete ospedaliera nelle Marche verrà riorganizzata, lo ha deciso la Commissione Sanità della Regione, che ha approvato le modifiche al piano socio-sanitario per superare il modello di accentramento. Dunque nessun ospedale unico provinciale a Pesaro, Macerata e San Benedetto del Tronto, ma strutture e assistenze e posti letto adeguati per una sanità diffusa sul territorio. Torna la voglia di viaggiare tra i fanesi, ma restano dubbi e timori legati al Covid. La soluzione per viaggiare sicuri, hanno spiegato i titolari di alcune agenzie di viaggio, è prenotare tramite gli operatori del turismo. Letizia Marchionni. Dopo svariati mesi di quarantena, chiusure e restrizioni, con l'estate la zona bianca torna tra i fanesi la voglia di prendere una boccata d'aria ed il desiderio di evasione dalla routine, grazie ad una vacanza, comincia a farsi sentire. Ma la variante Delta e lo spettro di una quarta ondata Covid serpeggiano tra le aspettative di ripresa del mercato del turismo. Abbiamo sentito alcune agenzie di viaggi fanesi per capire qual è il quadro generale nella città della fortuna. La gente sicuramente ha voglia di viaggiare e siamo stati chiusi per troppo tempo e c'è gente che viaggiava anche 3-4 volte all'anno, quindi chiaramente ha voglia di ripartire. Però le mete quest'anno, diciamo, più gettonate, sicuramente si cerca di stare in Italia per evitare magari dei viaggi che possono creare magari delle problematiche. E quindi Sicilia, Sardegna, Puglia, crociere, montagna, queste, diciamo, sono le mete più gettonate, sia dei ragazzi a quali piace tantissimo andare a Gallipoli, che comunque rimane in Italia, quindi per loro rimane anche comodo. E ci sono anche richieste per l'estero, chiaramente, quello che può essere una Grecia, quello che può essere una Spagna, e qualche capitale europea,
però tutto questo diciamo più o meno fino a 10 giorni fa, perché poi da quando diciamo si fanno questi atti, noi li chiamiamo atti di terrorismo, scusate se ci permettiamo, chiaramente anche queste notizie che vengono rivelate, 100 ragazzi fermi chissà dove, a Malta, dove quant'altro, però non si spiega neanche il motivo per il quale sono rimasti fermi, quindi noi abbiamo tutte le assicurazioni del caso, siamo professionisti del turismo, io e tutti i miei colleghi, quindi crediamo che il nostro lavoro comunque vada in ogni caso ripagato, e se qualcuno si affida ancora come una volta solo esclusivamente ad internet, poi le sorprese sicuramente si trovano, ecco, questo è un po' il ragionamento. In questo periodo particolare, per permettere ai afanesi e turisti di viaggiare in sicurezza, le agenzie locali, anche se competitors, si sono unite facendosi forza e inventandosi modi e pacchetti appositi per far sì che il cliente si senta tranquillo anche in tempi di Covid. Anche se, ha spiegato Serena Coacci, l'obbligo del Green Pass per accedere a determinati luoghi che scatterà dal prossimo 6 agosto è un ulteriore limite ai viaggi. Le agenzie, in particolare la nostra agenzia Marchioni Viaggi, insieme alle agenzie locali del posto, hanno firmato una collaborazione insieme ai laboratori locali del posto per far sì che i nostri clienti, oltre al pacchettino viaggio che prenotano qui in agenzia, hanno anche la possibilità di acquistare un tampone molecolare o il test rapido direttamente in questi laboratori, ma ovviamente qua in agenzia, quindi non devono andare in questi laboratori, certo dovranno fare la fila e prendere l'appuntamento, ma già è un ulteriore servizio che abbiamo cercato di dare al cliente per renderlo più tranquillo e anche renderlo meno estraneo a questo iter per partire. Chi prenota in agenzie di viaggi è tutelato, quindi il mio consiglio è: prenotate in agenzie di viaggi, prenotate chiedendo queste polizze, annullamento viaggio e rimborso spese mediche, perché comunque, nonostante la situazione, si può viaggiare. È principalmente rivolto ai bisogni delle persone più fragili, come anziani, non autosufficienti e persone con disabilità. Si tratta del nuovo punto unico di accesso socio-sanitario integrato, inaugurato questa mattina a Mondavio all'interno della sede del distretto sanitario. C'era per noi Angelica Panzieri. Integrato, inclusivo ed efficiente è il nuovo punto unico di accesso sociosanitario PUA, inaugurato a Mondavio all'interno della sede del distretto sanitario. Uno sportello multifunzionale che fungerà sia come punto di ascolto dei bisogni delle persone più fragili, sia da luogo privilegiato in cui verranno rilasciate informazioni in merito alle diverse opportunità per la cura della persona. Un servizio che favorisce dunque l'integrazione sociale e sanitaria, con un'attenzione a tutte le persone fragili che necessitano di un'assistenza personalizzata. Nel nuovo centro i cittadini troveranno un infermiere e un assistente sociale pronti ad ascoltare le loro richieste, che siano assegni di cura, servizio di assistenza domiciliare, contributi per la disabilità gravissima, ma anche quelli inerenti alle dimissioni da strutture ospedaliere e inserimenti in strutture residenziali e diurne. È in questa direzione che prosegue l'impegno dell'ambito territoriale sociale 6 nell'implementare i servizi di ascolto avviato attraverso l'individuazione degli uffici di promozione sociale nei 9 comuni di riferimento. Comune di Mondavio, Terre Roveresche, Orciano, ed è un servizio praticamente che intanto partiamo con due volte alla settimana, rivolto praticamente a tutti i cittadini che hanno bisogni che possono essere di qualsiasi tipo, sanitari, sociali, sociosanitari. Un'attenzione particolare serve per quelle problematiche che hanno bisogno, vuol dire, di una integrazione maggiore. Oggi partiamo con Mondavio, proseguiremo ad agosto con Mondolfo, con la riapertura del PUA di Mondolfo, e anche più in là con il PUA di Pergola. Un bisogno che non è solo sociale, che non è solo sanitario, pensiamo a tutto il tema degli anziani non autosufficienti, dove spesso proprio la richiesta che viene dalle persone, dalle famiglie, è di fornire al tempo stesso una risposta di socializzazione, di sollievo per le famiglie, ma anche di natura infermieristica, quindi di risposte che sono più di natura prettamente sanitaria. In questo luogo che oggi noi inauguriamo avremo una risposta integrata a questo
tipo di bisogno, perché troveremo la presenza contemporanea dell'assistente sociale dell'ambito per 2 giorni la settimana e dell'infermiere messo a disposizione dal distretto, quindi davvero una forte integrazione di figure professionali, perché c'è un tema di forte integrazione sui servizi. Ricordiamo gli orari di apertura. Il lunedì mattina dalle 9 fino alle 14 e poi il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Da diverso tempo che si sta lavorando a livello di ambito per l'attivazione di questo nuovo sportello, è il primo di 4 che verrà attivato a livello di ambito, quindi siamo orgogliosi di essere il primo punto. A causa della siccità, su richiesta dell'Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano, a fine giugno era stato attivato il pozzo per l'immissione programmata dell'acqua non potabile nel canale Albani. In questo modo, nonostante la scarsa pioggia, è stato garantito il ricambio e l'apporto di ossigeno all'acqua del canale al fine di assicurare il benessere della fauna, evitando dunque i disagi che si sono verificati negli anni passati. Tuttavia, il prolungarsi della siccità ha reso insufficiente il 500.000 di litri immessi ogni settimana e per questo a partire da oggi e fino a domenica è prevista l'immissione di 3.000.000 di litri, quindi l'aumento della portata d'acqua. Nei giorni scorsi nell'anfiteatro del liceo scientifico Marconi a Pesaro sono stati premiati gli studenti di terza media e quinta superiore che hanno conseguito il massimo dei voti nell'ultimo anno scolastico. Scuola Campanini, abbiamo 2-10 con l'ora. Difficile contenere l'emozione nell'anfiteatro del liceo scientifico Marconi a Pesaro, dove giovedì pomeriggio si è svolta la cerimonia dei diplomati. Un momento importante per gli studenti penalizzati da ormai 2 anni dalla didattica a distanza per via del Covid, eppure i ragazzi brillavano di luce, determinazione e audacia. Durante l'appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale sono stati consegnati gli attestati di merito agli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti al termine della anno scolastico 2020-2021. La cerimonia è stata divisa in 2 parti. In un primo momento è stata conferita la targa agli alunni delle scuole secondarie di primo grado che hanno avuto 10 e 10 lode. Poi è toccato agli studenti delle superiori che hanno ottenuto 100 e 100 lode. Applausi e commozione, accompagnati anche dalla Marconi Big Banda e ancora dalle letture di Giulia Tebaldi e Anna Chiara Palombo. Infine, ad ammagliare il pubblico di insegnanti, genitori e studenti, la preziosa lezione di Ivano Dionigi, latinista e accademico, già rettore dell'Università di Bologna, che si è soffermato sull'importanza della scuola e della cultura per il futuro del paese in questo momento di ripartenza. Per la cerimonia erano presenti tutte le autorità. Oltre al padrone di casa, Riccardo Rossini, preside del liceo scientifico Marconi, il sindaco Matteo Ricci, il prefetto Tommaso Ricciardi, l'assessore alla crescita del comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli, il presidente del consiglio comunale Marco Perugini, il presidente della provincia Giuseppe Paolini e Giulio De Vivo, rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale. 100 con lode. Splendida serata, direi che è stato un anno veramente difficile e questa è una degna conclusione. Non è stato semplice per loro, per le relazioni, per la didattica a distanza, i blocchi, tutto quello che volete, eppure hanno raggiunto uno splendido risultato. Complimenti a loro e complimenti anche alle loro famiglie che hanno tenuto duro. Questi ragazzi si meritano, dopo tutto quello che abbiamo passato, tutti, ma loro in particolare, perché la scuola è il momento culminante di ogni società e quindi la conoscenza, l'apprendimento, la relazione diventano dei momenti importanti di cui loro hanno dovuto fare meno in alcune circostanze. Quindi il 10 e il 10 lode e il 100 e 100 lode poi dei ragazzi che verranno fra poco sono il premio più grosso per una città. La città che rende merito a tutto lo sforzo che hanno fatto per poter arrivare a questi risultati. Il Comune di Pesaro ha voluto celebrare questo sforzo grazie anche alla collaborazione del liceo scientifico Marconi. Un'eccellenza per la città, i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori che vogliamo celebrare perché si portino con sé un loro bagaglio importante, quello di uno sforzo, di un sacrificio importante che hanno fatto per tutti e un esempio che devono continuare ad essere anche con questo risultato. Bravissimi! Una maratona! Una giornata indimenticabile. Allora, Fano TV ha seguito interamente questa cerimonia per dare il giusto risalto a questi ragazzi
E quindi nei prossimi giorni vi trasmetteremo tutta quanta per intero la manifestazione. Intanto c'è una notizia che è arrivata adesso in redazione, una notizia di cronaca che arriva da Monte, da Morovalle, un incidente mortale, un'altra tragedia nel pomeriggio che ha colpito le Marche. Un uomo di 56 anni di Monte San Giusto è morto in un incidente che si è verificato in via Romagna, nella zona industriale di Morrovalle, in provincia di Macerata. La vittima si stava recando al lavoro in sella allo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da un 19enne. Per il violento impatto l'uomo è stato sbalzato a terra. Era ancora vivo all'arrivo dei sanitari, che hanno provato a rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il 56enne non si è più ripreso. Lascia la moglie e 3 figli. Adesso chiudiamo con un servizio che abbiamo realizzato a Tre Ponti di Fano, dove ieri si è conclusa questa nuova edizione della Festa della Crescia Amato, un evento che ha riscosso un grande successo nonostante le restrizioni a causa della pandemia. 2.000 persone in 3 giorni, 60 volontari al lavoro e tanto divertimento in sicurezza anche all'Arena BCC. Grande successo per la Festa della Crescia Matta e Hockey in Porchetta, l'evento ospitato ai Tre Ponti di Fano giunto alla 36esima edizione. Dopo l'appuntamento saltato l'anno scorso a causa della pandemia, quest'anno la cooperativa ha deciso di organizzarlo insieme alla Proloco per regalare da venerdì a domenica momenti di spensieratezza. Prenotazioni, distanziamento e temperatura corporea misurata all'ingresso, tutto gestito nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Siamo venuti qua per festeggiare questa bellissima iniziativa, è una cosa stupenda. Speriamo di ripartire alla grande e ritornasse tutta la normalità. Tutto veramente bene, c'è un'oca che è fantastica. Abbiamo già dei tortellini che erano eccezionali, quello vuoi. La Crescia Amata non si sbaglia mai. Perché mi sono innamorato. E sono state 120 le oche gustate da fanesi turisti nelle 3 serate dell'evento, ben 1200 invece le Cresce Matte, pizza e rosmarino preparate seguendo la tradizione contadina. In tanti hanno scelto il servizio da sport, immancabile poi la classica tombola che ha intrattenuto gli appassionati. Buonasera, di dove siete? Bologna. Da Bologna direttamente alla Festa della Crescia Amato oppure siete degli abitué di fans? La casa è qua in zona, quindi veniamo spessissimo, siamo mezzi fanesi, mezzi pesaresi, siamo una via di mezzo insomma. Come sta procedendo? Abbiamo fatto una tombola e anche un ambo. Posso chiedervi da quanti anni venite a Fano? Addirittura 40, mia madre comprò una casa 40 anni fa e io la mantengo, quindi ci piace molto e di solito frequentiamo anche tutte le sagre della zona, quindi siamo felici di aver ripreso dopo il Covid questa bella usanza e qua ci siamo trovati in totale sicurezza. E questa sera è andata anche bene? Ah, i miei amici sì, a me no, io sono fortunato in amore, perdo sempre. Soddisfatto per la riuscita dell'evento il presidente della cooperativa Gino Bartolucci. Grazie al tempo, grazie a tutti, grazie a Fano TV che ci ha dato delle belle opportunità di visibilità. Naturalmente abbiamo avuto un gran riscontro, non ce l'aspettavamo perché la musica era il nostro forte, no? Grandi orchestre, grandi balli, grandi. Quest'anno tolto tutto, solo Bicio e Barzellettiere, una tombolata e il Gaffa all'arena, naturalmente un modo diverso, un modo per ridere anziché per saltare e ballare, però grazie a tutti per questa grande edizione in un momento difficile. Abbiamo saltato un anno, però la forza, la voglia era tanta di ripartire e siamo ripartiti alla grande. Allora, da quando abbiamo fatto vedere il nostro telegiornale il pomodoro gigante, adesso si sono scatenati tutti quanti e dobbiamo registrare, oltre alla cipolla di 800 grammi e quindi il pomodoro da record di 1 chilo, a questo punto siamo arrivati a che cosa? Ad un limone, siamo arrivati ad un limone di 7 etti, quindi insomma 700 grammi, anche questo è un bel record. Lo ha raccolto ieri mattina nel giardino di casa il signor Piero Battisti. Allora, adesso invece apriamo l'album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri ad Aldo Fabbri e ad Anna Maria Paolini, che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Nozze d'oro per questa coppia residente a Montegiano di Monbaroccio, che vediamo anche in una foto scattata nel giorno del fatidico sì.
Allora, noi ci salutiamo qui, l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, arrivederci.